Buonasera, questa sera sono a casa di amici con Emilio davanti al caminetto che sta disegnando. Un falco vecchiaiolo. E con che materiale è stato realizzato? Questi Allora, il dischetti? fondo viene fatto con il gessetto, Sì. quindi che viene prima cosparso sul foglio e poi distribuito uniformemente, quindi con il dito, Ok, quanto tempo ci mentre impieghi? i dettagli Sì. poi vengono fatti a matita di carboncino colorato. Ok, questa è la tecnica. E il tempo di esecuzione quanto ci vuole? E in totale circa 5 5 ore di lavoro. Allora, Emilio è il papà di una amica che è Caterina Fedele, che è tecnologa, che ci siamo conosciuti su LinkedIn. Abbiamo fatto alcuni lavori assieme. È la seconda volta che ci conosciamo e la prima volta mi ha regalato. un bel cavallo. Mi ha chiesto qual era l'animale che mi piaceva di più, quindi per me è stato il cavallo, quindi lo ringrazio. È stato un piacere di nuovo essere qui con voi. Grazie. Grazie a te, invece, è stato un Grazie. piacere. Grazie. Ciao Vincenzo. Ciao Luigi. Oggi sono di nuovo a Roseto Capospulico con Vincenzo che è imprenditore agricolo. Ci siamo conosciuti, ha un agriturismo, mi ha fatto assaggiare i suoi prodotti della terra, che ci racconta, e mi raccontavi prima che deve andare ancora peggio probabilmente. Sì, ancora stiamo troppo bene, Sì. stiamo benissimo, diciamo, perché ancora non si è toccato il fondo. La pandemia ci sta insegnando qualcosa, però ancora il fondo non si è toccato. Con la nuova generazione è proprio il caso di dire che figlio unico e cani che andire, in giovane forma vuol dire, questo è un detto dei nostri antenati. Figlio Sì. unico e cane del macellaio non va in campagna con volontà, non va a lavorare con Certo. volontà. Quindi è così proprio. Quindi concludiamo che sacrificio e passione sono la forza del nostro lavoro e ripartire durante il Covid dalla terra, dal cibo che salute. Evviva! Viva Roseto Capospulico, viva la Calabria, viva Luigi, viva L'Italia, l'Italia! viva l'Italia!